Siamo con il direttore del Parco del Cilento per la giornata conclusiva del progetto Remare. Questa mattina tantissimi bambini, studenti degli istituti alberghieri del territorio per testimoniare quanto è importante mangiare sano e quindi dieta mediterranea. Sì, oggi nell'ambito del FEAMP Campania, quindi in collaborazione con la Regione Campania, abbiamo la misura 568. Abbiamo organizzato queste 2 giorni, una giornata qui oggi a Castellabate, domani a Marina di Camerota, che sono i due location delle nostre 2 aree marine protette che gestisce l'Ente Parco, per valorizzare e far conoscere le capacità organolettiche e la bontà del pescato locale, che è, come dire, uno degli elementi essenziali del paniere della dieta mediterranea. Il pescato della dieta mediterranea, c'è stato un interesse davvero globale da parte dei bambini questa mattina. Abbiamo fatto delle interviste e dalla loro esposizione sono entusiasti. Certo, i nostri alunni hanno da quest'anno, ma anche negli anni precedenti, come scuola del territorio, abbiamo collocato all'interno del nostro piano triennale dell'offerta formativa lo studio del territorio e logicamente della dieta mediterranea che fa parte della nostra realtà. Quest'anno i docenti della scuola secondaria di primo grado hanno previsto diverse attività in merito alla dieta e tra queste c'è stato sicuramente questo progetto che ha visto coinvolti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di San Marco di Castellabate, che stamattina finalmente a conclusione di questo percorso si sono ritrovati in questi laboratori. La scuola è laboratorialità, grazie anche alle nuove indicazioni nazionali del 2012, e sono rimasti veramente colpiti, hanno fatto un mare di domande, hanno praticamente visto come si fanno i nodi, hanno visto questo pescato, quindi il contatto con la gente del posto che da una vita dedica il suo tempo a quella che è la ricchezza che si dovrebbe valorizzare del territorio, cioè la pesca. Siamo con Maria Rina, chef del ristorante Il Ghiottone, presente a San Marco di Castellabate presso l'Approdo, per preparare uno dei suoi piatti di punta. Allora, che cosa mostrerà oggi agli ospiti dell'Approdo? Allora, i miei piatti sono quasi sempre accompagnati, cioè, dalle verdure. Chiaramente un piatto di mare, sono delle seppioline che faccio appena scottate e che servo con un piccolo guazzetto di verza. Riesco a preparare questi piatti perché vedo che sono apprezzati, anche perché nel mio pensiero è quello di imparare a educare più che altro, specialmente i giovani, di mangiare le verdure che sono un po' scartate dalla tavola. Alessandro Fè, un altro degli chef cilentani che questa mattina presenziano al termine del progetto Remare, quindi alla presentazione dei piatti della dieta mediterranea. Protagonista la triadi Licosa, come la prepariamo? Allora, non faremo nient'altro che aprirla, sfilettarla proprio dalla parte della schiena. La farciremo con dei grissini che facciamo noi al ristorante, delle olive nere e dei pinoli. Dopodiché la andremo a mettere su un fagiolo di controne fatto a crema e poi la triglia verrà avvolta all'interno di una melanzana fritta. E poi ci sarà una fonduta di cacio e ricotta. Perciò un piatto che coinvolge il mare e la terra. Gerardo Manisera, chef dell'Approdo di San Marco di Castellabate, adesso ci presenterà il piatto che questa mattina degusteremo presso l'Approdo, uno spaghettone con le alici di Menaica. Aglio, olio e alici di Menaica, un piatto semplice, povero della tradizione. Abbiamo messo a fare un'infusione con l'aglio e l'olio, praticamente insaporiamo l'olio con l'aglio per avere questo retrogusto di aglio, ma che non sia il totale protagonista del piatto. Dopodiché lo lasciamo un po' ad insaporire a 65 gradi, poi metteremo le nostre alici che andranno ancora di più a insaporire il nostro olio, metteremo del brodo o dell'acqua per stemperare il sapore forte delle alici e poi faremo un'emulsione. Tutto verrà degustato poi dagli ospiti. Esattamente. Accompagnato da qualche altra cosa oppure soltanto con lo spaghetto? Per dare la parte croccante metteremo del pane saporito.